tutti carissimi amici e bentornati sul canale del Briga. Allora, siamo pronti per la partita di lunedì, ragazzi? Siamo pronti? Io andrei, diciamo, aspetterei le ultime di formazioni domani, che magari il mister ci dirà qualcosa nella conferenza stampa di domani. Certo è, ragazzi, che dopo la partita Napoli-Lazio è il malcontento abbastanza diffuso negli ambienti laziali dopo un arbitraggio che è sembrato un pochino di parte a favore del Napoli, per quello che ci fanno capire da Roma, dalla Lazio, non da chissà quali fonti. Diciamo, abbiamo saputo che il nostro arbitro sarà Orsato nella partita di domani. E sapete come, ragazzi, quando c'è stato il malcontento di una squadra che ha fatto, diciamo, ha fatto trapelare in una maniera o nell'altra questo malcontento, c'è una partita di cartello e mi viene mandato a questa partita di cartello, ci mandano un certo Orsato, ragazzi, io inizierei a drizzare le antenne. Inizierei a drizzare le antenne. Ok? Ok, ci sono andati, io ve l'ho detto, poi vediamo come va. Poi. C'è un discorso che mi ha fatto ridere. Mi ha fatto ridere proprio. Mi sono fatto una bella rasetmo. Io proprio poco fa. Ho letto le dichiarazioni del GASP. Ho letto le dichiarazioni del GASP che dice che il secondo posto è nelle nostre mani, cioè nelle sue. Il secondo posto è nelle nostre mani perché se la matematica non è un'opinione, noi se le vinciamo tutti siamo secondi. E fammi capire, ma la matematica a cast non tiene conto delle variabili, e cioè che noi che siamo in questo momento secondo, perché siamo davanti all'Atalanta di un punto, in questo momento siamo davanti all'Atalanta di un punto. Se noi facciamo il nostro e noi le vinciamo tutte le partite, se la matematica non è un'opinione, arriviamo noi secondo. Oh no, Gasp, a dove si fatta, a dove si studia la matematica? A dove si studia la matematica? Quali ha un professore di matematica te, Gasp? Quali ha? Se noi facciamo, se noi vinciamo, se noi li vinciamo a tutte, se la matematica non è un'opinione, no, è un'opinione. È proprio un'opinione per te la matematica, perché devi capire che se tu le vinci tutte, sei secondo. Ma se le vinco tutte io, sono secondo io perché sto con un punto innanzi. Oh no! Oh no, Gasperi! Vecciato lì, Dana, Gasperi, Vidana. Poi, ragazzi, sempre più insistenti, sempre più insistenti le voci che vogliono Gigio Donnarumma lontano dal Milan, e sempre le voci, e danno queste voci, danno sempre più vicino il portiere del Lille, Mike Maignan, che è un portiere francese di 25 anni che, insomma, sta facendo molto bene, sta scalando da un po' di anni a questa parte, insomma, posizioni importanti, insomma, fa parte anche della nazionale maggiore. E quindi, ragazzi, stiamo a quanto pare puntando su di lui per il dopo Donnarumma. Eh sì, ragazzi, perché qua a quanto pare Donnarumma andrà via a parametro zero dal Milan e con tutta probabilità lo farà per andare alla Juventus. Quindi io, come vi dicevo un po' di tempo fa, io aspetto ancora. Io sto ancora aspettando, vedi, bello tranquillo, con le braccia così conserte, se devi, bello tranquillo, ma sto. E sto aspettando tutta questa situazione, me la sto gustando, guarda, perché ormai ho talmente, diciamo, quasi, come dire, mi sono fa me ne sono fatta una ragione, insomma, mi sono fatto, me ne sono fatto una ragione di questa situazione qua. Tu non vuoi rinnovare il tuo ringraziamento nei confronti, la tua gratitudine nei confronti del Milan è tale che tu, dopo tutti questi anni, vai via a parametro zero senza far guadagnare al Milan un solo centesimo. Quindi io sto qui ad aspettare che questo succeda. Poi, alla fine, ragazzi, se ci facciamo due conti, da una parte forse anche meglio, perché se dobbiamo pagare una cifra astronomica di ingaggio a lui, dobbiamo pagare magari pure le commissioni a quello lì per riacquistare un giocatore che abbiamo, che alla fine è questo il discorso. Io con quei soldi lì mi tolgo il pensiero, vado a prendere un portiere, gli do uno stipendio normale, prendo, diciamo, nella mia situazione, vado a prendere un portiere, diciamo, un personaggio normale con un procuratore normale, si spera,
e quindi vado avanti per la mia strada, eccetera. Perché, ragazzi, così diciamo più di una certa oltre non si può più andare, proprio per un senso anche di decenza, per un senso anche di quando, anzi, quando uno proprio si stufa, arriva a una certa, un certo momento che uno prende delle decisioni diverse e basta. Finisce lì perché, ragazzi, c'è veramente un limite a tutto, la pazienza è finita e quindi questo è quanto. Però, come ho sempre detto, io aspetto, 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 aspetto che tutto quanto succede. Poi, quando succede, poi parliamo. Quando succede, poi parliamo. Ragazzi, poi io, diciamo, tu magari vuoi anche non parlarne di questa Superlega, basta, e questa UEFA, basta, e Ceferin di là, Florentino Perez di qua, che sa. Però, ragazzi, ogni giorno escono novità su questo discorso. Oggi, per esempio, la Gazzetta titolava un titolo a caratteri cubitali che, a quanto pare, Milan, Juventus, Barcellona e Real Madrid non se ne sono ancora uscite definitivamente. Perché io, anche dalle dichiarazioni che ha fatto Gazidis, sia quando siamo entrati a far parte di questa Superlega, quindi quando abbiamo annunciato questa nuova Lega, sia quando abbiamo fatto, diciamo, tra virgolette, un passo indietro, ho sempre letto delle dichiarazioni, sempre borderline, cercando di, diciamo, come dire, di rimanere un pochino ancorati a tutte e due le situazioni, anche intelligentemente, perché evidentemente se un passo indietro definitivo non è stato fatto, vuol dire che la cosa non è ancora tramontata definitivamente, perché io poi vorrei anche capire chi ha investito. Come JP Morgan, che ha investito in tutta questa situazione qua. Adesso che cosa gli andiamo a dire a questo signore qui che ha investito tutti questi soldi, a questa banca qui che ha investito tutti questi soldi? Quindi io quello che voglio dire, vediamo un pochino la situazione com'è, come evolve, per come si evolve. Perché ho detto qua, a quanto pare, noi abbiamo fatto un passo indietro, nel senso che abbiamo detto se è questo il volere dei tifosi, noi siamo pronti a parlare con la UEFA, ma non è stato un dire addio alla Superlega, abbiamo sbagliato, il nostro futuro è la UEFA e la Champions League, l'Europa League o quello che sarà, speriamo la Champions in questo caso. Mentre, ragazzi, le squadre che se ne sono uscite hanno fatto proprio un passo indietro dicendo abbiamo sbagliato, abbiamo capito l'errore, eccetera, eccetera. È diverso proprio come ragionamento. Quindi adesso staremo a vedere che cosa succederà. Dalla parte dell'UEFA si continua ancora una volta con le minacce. I club che non sono usciti definitivamente ci devono dire che cosa vogliono fare, se vogliono far parte della Superliga e non dell'UEFA, ce lo devono dire. Andranno sicuramente incontro a delle sanzioni, loro lo sanno, di qua e di là. Minacciamo di non far giocare le partite di Champions alle squadre che fanno ancora parte, diciamo, a questa, che fanno parte di questa Superliga, eccetera, eccetera. Sta una situazione ancora in divenire, quindi verrà. Vedremo come evolverà la situazione perché sicuramente in questo momento qua non c'è niente di definitivo. Che dire, ragazzi, io non so qual è la cosa più giusta da fare, anche perché se davvero la cosa della Superlega va avanti e tu davvero fai un passo indietro definitivo, poi esci fuori da un sistema calcio che magari ti fa guadagnare molto, ma molto di più. Sappiamo bene che alla fine i soldi diciamo, è quello che serve, è quello che conta per quanto riguarda una proprietà, una società. Adesso non stiamo di nuovo a cadere nei soliti discorsi: tu stai con quello, tu stai contro di quel, che già ne abbiamo parlato fin troppo. Però questa notizia di oggi, questo titolo di oggi, la dice lunga su una situazione che deve ancora. Insomma, deve ancora essere affrontata in maniera definitiva perché non è finito niente né da una parte né dall'altra. Io penso ancora che sia stato fondamentale il fatto che City e Chelsea debbano giocare delle partite fondamentali di Champions League, delle semifinali di Champions League a giorni e quindi non avrebbero potuto fare altrimenti che fare un passo indietro. Mi sembra una cosa naturale perché davvero in quel caso lì è chiaro che un'istituzione come l'UEFA, visto e considerato che tu sei convinto di fare una Superlega l'anno prossimo, io la semifinale di Champions League non te la faccio giocare. Quindi è chiaro che dovevano fare assolutamente un passo indietro. E il fatto che Ceferin stia continuando praticamente giornalmente
a rilasciare delle dichiarazioni in questo senso di qua e di là. E, secondo me, è sintomo del fatto che non è niente di definitivo ancora. A livello normativo, la cosa della Superlega si può fare. Dei club possono decidere di farlo in qualsiasi momento. Quindi è chiaro che tu puoi decidere di, come dire, multare, dare qualsiasi, sanzionare i club che magari non stanno giocando, hanno deciso di non giocare le tue competizioni, quello sì lo puoi fare. Però al di là di quello, al di là di quello, se tu continui con questa storia ogni giorno a dire così, a dire colà, secondo me vuol dire che lì non c'è ancora niente di definitivo, vuol dire che lì dobbiamo ancora vederne di cotte e di crude. Staremo a vedere, ragazzi, vedremo che cosa succederà. Io penso anche che questa bomba che sia uscita qualche giorno fa alle 12:30 di notte, è stata talmente, come dire, quasi un colpo di stato, se vogliamo definirlo così, che è stata una cosa, secondo me, quasi voluta per far sì che si iniziasse a capire che fanno davvero sul serio questi club qui, ed è stato magari solamente una specie di, come dire, forse proprio di botto per fare un pochino di rumore, ma era normale, mantenendo questo tipo di discorso, questo tipo di tempistiche, questo modus operandi, cioè far uscire la cosa come se fosse un sabotaggio, senza una presentazione seria, senza una spiegazione seria di come davvero la cosa debba essere portata avanti, è stata una cosa quasi, secondo me, quasi voluta. Cioè, ho avuto questa impressione qua, perché altrimenti, insomma, mi sembrerebbe davvero strano che delle squadre così importanti escano con una notizia del genere per poi buttare tutto a monte in un paio di giorni. Cioè, non lo so, ragazzi, come la vedete voi, però secondo me ne vedremo ancora delle belle. Ragazzi, non vi rubo altro tempo. Ci sentiamo sicuramente domani per il video post conferenza stampa di Pioli per conoscere qualcosina in più per quanto riguarda la partita fondamentale contro la Lazio. Ovviamente domani parleremo solo ed esclusivamente della partita contro la Lazio, che è davvero davvero determinante, fondamentale. Penso che sia davvero il crocevia decisivo per questo finale di campionato, ragazzi. Non possiamo fare altro che vincere, perché qualsiasi altro risultato davvero domani si rischia di rendere la situazione davvero quasi quasi impossibile da recuperare, perché ci abbiamo ancora altri scontri diretti, altre partite dure. E questo è quanto, ragazzi. Io vi saluto, vi voglio bene, vi abbraccio, forza lotta e vincerai. Non ti lasceremo mai. Ciao a tutti.